Serena possiamo, Lega Cop TV mentre firmi gli autografi. Allora questa è una provincia dove c'è davvero benessere? Beh, non sono io a dirlo, mi sembra che lo dite voi, io ci credo, ma si vede anche. Più che altro c'è una ricerca anche di una qualità della vita, questo mi sembrava molto interessante che poi usciva oggi dal dibattito. E siccome queste cose sono delle rivoluzioni culturali che devono essere contagiose, bisogna contagiare l'Italia, Forlì deve contaggiarla. Tu dicevi che... era positiva questa volta, ci sono dei contagi positivi, no? Se il capitalismo non cambia rotta è destinato a scomparire e con lui tutto il pianeta. Ma infatti il discorso del capitalismo, se vogliono continuare a guadagnare, che è giustissimo perché il capitalista quello deve fare, siccome così non funziona più, devono trovare, forse c'è un capitalismo un po' diverso, sostenibile, per non parlare di decrescita, perché sennò se parli di decrescita non si può, bisogna parlare di capitalismo sostenibile. La decrescita non è felice. Io vorrei parlare di crescita felice, ma se dici così subito dicono vuole tornare al Medioevo. No, noi torniamo al Medioevo se continuiamo così, perché il mondo ce lo siamo mangiato tutto. Quindi, però non bisogna dire crescita, bisogna dire capitalismo sostenibile, capito? Date retta a me. Una madrina d'eccezione come Serena Dandini e tantissime iniziative di successo. Oltre 17.000 le presenze, più di 72.000 se si considerano anche tutte le manifestazioni partner. C'è grande soddisfazione tra gli organizzatori della seconda edizione della Settimana del Buon Vivere, svolta dal 3 al 9 ottobre 2011 a Forlì e a Cesena. Con questa edizione la Settimana del Buon Vivere ha fatto un salto di qualità. Ha fatto un grandissimo salto di qualità, siamo davvero contentissimi e se vogliamo fare parlare i numeri, no? Diciamo che c'è stato un incremento di presenza del 500% rispetto all'anno scorso, quindi direi che già solo questo. Quest'anno la relazione è stata veramente il momento vincente di questa settimana. Insieme davvero questa settimana ha dimostrato che si possono fare tante cose, si possono fare al meglio e in una maniera efficiente. Oltre 72.000 le presenze che hanno animato tutte le iniziative che davano il senso a questa settimana, con un incremento sulle singole dal 5 al 10%. Quindi questo era quello che noi volevamo più di tutti far capire, che in questo momento epocale se si lavora insieme, se si lavora in relazione, i risultati ci sono e si vedono e la nostra comunità finalmente si è resa in una visibilità che sicuramente aveva, ma che ci ha messo come una grande lente sopra e devo dire che da tutto il mondo in questo momento arrivano apprezzamenti. Tu ora partirai per l'India, per quale motivo? Io parto per l'India e parto anche insomma la prossima settimana, quindi anche in maniera molto veloce e repentina si è creata questa bella sintonia con il Consiglio Pontificio della Cultura, che in India, a Bangalore, organizza questo primo congresso sulla economia responsabile e la Settimana del Buon Vivere è stata chiamata ad aprire i lavori, che saranno lavori che comprendono tutti i paesi emergenti del mondo, proprio per fare capire come questa esperienza che si è basata sulla relazione è stata un'esperienza vincente. Tantissimi protagonisti nazionali e internazionali che hanno sfilato sul palco della settimana. Ospiti di rilievo come Massimo Cirri di Caterpillar, il Ruggito del Coniglio, Ivano Marescotti, Raul Cremona, Simona Branchetti del TG5, il vice direttore del TG3 Giuliano Giubilei, l'economista Stefano Zamagni, Federico Quaranta di Decanter e la comunità di San Patrignano. Massimo Cirri di Caterpillar, qui nel Salone Comunale si sta svolgendo il Campus Cloud, 100 volontari per immaginare la città del futuro, ma dalla tua esperienza, centinaia di migliaia di ascoltatori radiofonici, che cosa chiedono gli italiani alla loro città? Io penso che chiedano di esserne partecipi e quindi di essere cittadini, ma in senso un po' più presente, più attivo, di sentirsi in rete con qualcun altro, di essere comunità, perché se non si è comunità io credo che l'orizzonte sia quello della solitudine e poi la solitudine porta a derive umanamente credo depressive e a livello di città di degrado, perché manca un collante importante. La Settimana del Buon Vivere, organizzata da Lega Coop e da tante realtà cooperative, cosa sai del nostro mondo, che cosa ne pensi? No, un po' lo conosco, un po' lo pratico, penso che sia l'incarnazione di uno dei valori fondamentali del Novecento. La butto giù dura, ma ci credo. Il lavoro come elemento di dignità, di tenuta insieme delle persone, come orizzonte collettivo e non individuale, è una delle più grandi eredità del Novecento. Sarà una sede RAI di Forlì e via, si rimane qua a vivere bene. È la seconda volta che venite a Forlì e avete trovato un'accoglienza entusiastica. Sì, no, devo dire strepitoso. E che dire, insomma, oggi il programma l'hanno fatto i radioascoltatori presenti, insomma, per cui
un episodio di parassitaggio da parte nostra, però sono talmente simpatici che era doveroso, insomma. Tornerete, vi aspettiamo ancora. Assolutamente sì, non vi libererete facilmente di noi. Settimana del buon vivere, che cosa è emerso dalle telefonate degli ascoltatori? Come si fa a rovinarsi la vita o a vivere bene? Beh, dobbiamo fare discorsi seri. Diciamo che basta poco per vivere bene, ma forse bisogna cercare dentro, non fuori. Insomma, in sostanza penso che sia questa l'indicazione. Il buon vivere è quello di sapere rivestire di ironia, di umorismo, se no addirittura di comicità, quello che potrebbe essere invece una tragedia, un dramma. Ecco, mia mamma diceva sempre, in dialetto, mi diceva in la vita, sono i fos da rider, uscirà da pienzer. Io credo che ci siano tutti gli elementi per rafforzare questa sorta di grande patto trasversale fra tutte le istituzioni e le associazioni, penso a Lega Coppi in questo caso, che è stata la matrice della settimana del buon vivere, per riuscire a rafforzare questa offerta che poi io penso spontaneamente si affermerà e farà sì che questa città diventi fra qualche anno uno dei grandi magneti di aggregazione della nostra regione. Ci crediamo perché è l'occasione per riflettere su quel che siamo, ma anche su quel che vogliamo diventare, usando come filo conduttore i valori che hanno fatto del nostro territorio uno di quelli nei quali si vive meglio in Italia e io credo uno di quelli nei quali si vive meglio in Europa. Stare assieme significa anche ricordarsi delle ragioni di una comunità che non è fatta solo da persone che abitano vicino, passeggiano vicino, ma che soprattutto hanno dei valori in comune. A soli 2 mesi dall'apertura, i consumatori di Faenza e dintorni l'hanno già inserito di diritto nel panorama del commercio cittadino. Lo shopping center Conad La Filanda li accoglie con una 30 di negozi, un distributore di carburante a marchio Conad e 1600 posti auto, di cui metà coperti. Commercianti indipendenti associati, la cooperativa di dettaglianti di Forlì ha investito circa 50 milioni di euro per la sua costruzione. È importante che si insedi un servizio di grande qualità e anche una struttura molto importante, imponente e bella in una zona della città che ha vissuto per anni la differenza di qualità col resto di Faenza. Un giorno importante anche perché si vanno a creare nuovi posti di lavoro, 180 posti in un momento come questo dove i posti si perdono e non si creano, poterne avere dei nuovi diventa certamente una grande prospettiva per la nostra città. È un pezzo di città integrato, nel senso che qui i faentini non troveranno solamente attività commerciali, ma vi sono anche uffici, quindi vi sono attività direzionali, vi sono residenze, appartamenti, quindi in realtà è un vero e proprio quartiere. Innervato, inserito all'interno della città e quindi si potrà venire sia per fare la spesa ma anche vivere in realtà questa parte di città e riteniamo che questa sia la dimensione più adatta per il futuro. Per tutto il periodo festivo il centro La Filanda rimarrà aperto anche la domenica. Per informazioni www.centrolafilanda.it. Acqua come bene comune da proteggere e da gestire in modo sempre più efficiente, in particolare nel settore agroalimentare. Partendo dalla consapevolezza che è fondamentale gestire in modo efficiente le risorse idriche, ARP Emilia Romagna, leader partner insieme alla Regione, a Lega Coppa Emilia Romagna, all'Associazione Cooperative Agroalimentari Nord Italia Nazionale e con il supporto tecnico di Indica, ha presentato alla Commissione Europea un progetto che ha l'obiettivo di coinvolgere le imprese del settore agroalimentare presenti sul territorio per sviluppare e testare un innovativo Water Saving Kit. Assessore, il progetto Acqua è un progetto sia di innovazione ma anche di sensibilizzazione. Di che cosa si tratta e perché è così importante? È importantissimo perché riguarda il tema dell'acqua, che è sostanzialmente il filo conduttore che tiene insieme l'agricoltura e l'industria. Ora, noi vogliamo con questo progetto sviluppare un sistema di strumenti per consentire da un lato la riduzione degli sprechi e quindi un risparmio idrico, dall'altro la conservazione della qualità, perché chiaramente dalla qualità dell'acqua dipende anche la sicurezza alimentare per quello che riguarda il settore appunto agroalimentare.